Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo con un canto. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Ti ringraziamo Gesù per questo momento di preghiera che ci concedi ogni sabato. Ti ringraziamo Gesù perché possiamo stare alla tua presenza. Ti ringraziamo perché mantieni la tua promessa e sei con noi ogni giorno e lo sarai sempre, fino alla fine dei tempi. In questo momento di preghiera vogliamo cercare l'incontro con te. È una sosta, un momento per una carezza, per riceverla da te. E per lodarti, utilizziamo il salmo della liturgia di domani. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho scoperto le mie colpe. Ho detto: confesserò al Signore le mie inutilità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondo di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siete privi di intelligenza come il cavallo e come il mulo. La loro foca si pieca con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Ti ringraziamo Gesù perché come ci insegna, come ci ricorda questo salmo, tu ci perdoni sempre. Aiutaci Gesù a perdonare noi stessi. Per i papà e le mamme ricoverati in ospedale, perché il Signore dia loro la forza di andare avanti. Signore, ti preghiamo per tutte quelle persone che hanno commesso degli errori, hanno delle colpe e stanno pagando un po' le conseguenze di giustizia. Ti
aiutali a trovare una strada per poter percorrerla nella tua luce. Ti vogliamo pregare, Signore, tutte le persone che dormono per strada, tutte le persone che soffrono a causa del freddo la notte, dormendo sotto i portici, sotto i tavolini, sulle panche. E ti preghiamo pure perché possiamo scegliere politiche che veramente pensino agli ultimi, un'economia che non escluda, ma che includa e non emargini. Preghiamo con le parole che tu, Gesù, ci hai insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. O Gesù, grati a te, perché hai detto che sarai con noi sino alla fine dei tempi. Ti chiediamo di aiutarci ad annunciare la buona notizia della tua venuta a qualsiasi persona incontriamo e fino agli estremi confini della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.